Il giorno della ratifica, il ministro degli esteri Conte Sforza si dispone ad inviare attraverso la settimana Incom un messaggio e un'esortazione agli italiani. Ascoltiamolo. Il Presidente della Repubblica ha firmato oggi l'atto di ratifica del trattato di pace e io l'ho controfirmato. Malgrado tanti lati dolorosi e che noi sappiamo essere ingiusti, noi volemmo la ratifica di questo trattato perché, fiduciosi nell'avvenire dell'Italia, noi volevamo strapparle dal volto la maschera umiliante dell'armistizio e farla uguale fra uguali nel mondo con la sua voce divenuta ormai libera. Il trattato ora è un fatto compiuto. Il trattato ora è storia. Il trattato sarà superato là dove deve essere superato ad una sola condizione, che gli italiani ora, all'infuori di ogni polemica passata, si uniscano per volere che l'Italia, nella lotta che intraprenderà adesso negli aeropaghi internazionali, sia tutta unita per volere che l'avvenire sia conforme ai nostri diritti, conforme alla nostra volontà, conforme ai nostri bisogni. E questo avverrà, badate bene, ad una sola condizione: se gli italiani tutti sapranno che l'avvenire e la fortuna d'Italia sono inseparabili dalla nostra lealtà verso un divenire europeo, verso un'unione di tutte le nazioni europee, ognuna esclusa, accanto a noi.